trasmettiamo ora la tanto attesa rubrica di satira e cultura, La Mucca Pazza. Fatti e misfatti tratti dalla rete. Buon divertimento! Giuseppe Lorin e Massimo Pacetti. Ecco, oggi siamo alla sesta puntata, appunto, e proprio per l'appunto siamo appunto alla sesta puntata. Eccoci quindi qui. Oggi andiamo a ricordo. Senti, ma tu che cosa ti ricordi, Massimo? Delle mucche? Sì, delle mucche. Ah, le mucche. Questa è la mucca secondo te? Sì, questo non, sì, è nemmeno, non è un toro, questo non è nemmeno un quarto di mucca. Allora, dunque, le mucche, Giuseppe, dimmi. Che fai? Ti trastulli con la mucca? Beh, sei la mucca pazza. Ho un trastullamento di mucca. Dunque, le mucche, quando io ero giovane, io sono nato in mezzo alla montagna, no? Bellissimo, si fa per dire, mi piaceva più la città, massimo. E quando ero piccolo, mi mandavano a guardare le mucche, cioè a guardare. Cioè tu passavi tutto il tuo tempo lì seduto? No, una parte del tempo stavo a pascolare, come si dice in Italia, in italiano le mucche. In toscano si dice a guardare le mucche, in effetti io preferivo il toscano, proprio le guardavo, facevano quello che volevano. Le mucche erano pazze tutte quante. Ma pazze che cosa facevano? Dimmi, raccontami, raccontiamolo al pubblico. Devo dire cosa facevano? Sì, sì, dai. Ma si può dire su, come si chiama questo coso? Il web? O un web, sì. O un web? Sì. Si può dire cosa facevano? Perché no? Dai, forza. Cagavano di continuo. Basta, non facevano altro. Vabbè, e mangiavano. Producevano stesso. Biomasse. Ecco, perché bravo. Erano biomasse. Anticipatrici dell'epoca moderna, dove con le biomasse si fa l'energia pulita. Oggi si mangia tutto bio. Sinceramente una bella coda alla vaccinara a me piacerebbe di più, insomma. Io la coda, siccome sta sulla parte che ti ho detto prima, non la mangio, mangio la parte centrale. Ma guarda che a Roma è favolosa la coda alla vaccinara. Sì, sì, lo so. Sai come la si fa una bella coda alla vaccinara? Quali sono gli ingredienti base per fare un'ottima coda alla vaccinara? No, non lo so, mi dispiace. Prima di tutto, con la mucca pazza si fa. Beh, oddio, se fosse non tanto pazza sarebbe meglio, insomma. Ma sempre con la mucca. Sempre con la mucca. Allora faccio bella coda vaccinata di mucca normale. Ok, anche una bella codina di vitella. Prima di tutto ci vuole molto sedano. Il sedano si fa bello a pezzettini e si fa soffriggere anche nella cipolla dei bei tranci di coda. E poi si aggiunge un pochino di carota, ci si mette il pomodoro e vai! Addirittura alcuni ci mettono pure delle scaglie di cioccolata. Pensa un po'. Una mucca. Nella coda alla vaccina. La mucca al cioccolato! Solo la cioccolata. La mucca pazza al cioccolato, il cioccolato. Scusa, a te piace il cioccolato? Sì, ma senza la mucca. Va bene, ok. Questa volta. Cioè, io posso mangiare, che ti devo dire, un panino col cioccolato, ma la mucca al cioccolato. Guarda che bella mucca, guarda che bella mucca, bella, e poi Massimo, senti, lo sai che in un'isola italiana, quando si è soli in alta montagna che si pascolano le pecore, in alta montagna? Sì, sai, in alcuni contadini
stanno da soli, non sanno che fare, si avvicinano a una pecorella e la mettono a pecorina e così via. Ma nel Sudan addirittura un pastore è stato colto in flagrante mentre stava vicino a una capretta. Beh, è stato costretto poi a sposarla. Ma va? Sì, sì, sì. A sposare chi? A sposare, indovina chi? La capra. La capra! Ah, questa è troppo bella. E logicamente... No, la curiosità è chi ha sposato una capra in Cristo? Normale, oddio, tanto normale. Vabbè, insomma. Beh, è stato sposata dal mago del villaggio, dallo stregone del villaggio. Ho capito. Praticamente questa capra assemblava in sé tutti gli spiriti degli uomini più forti del villaggio. Praticamente lui, il pastore, si è fatto tutti gli uomini del villaggio. Beh, sì, sì, in effetti è così. In pratica c'è stato un amore traslato, ma il fatto più interessante è che al matrimonio, beh, ci sono state... Della camera del signore? Beh, sì, sì, sì. Uh-huh. Lui praticamente portandola appunto con la corda, questa capra, in questo posto dove sono stati, diciamo, benedetti dall'autorità locale, dallo stregone del villaggio, ebbene, dopo questo matrimonio, diciamo che al convivio che è subito seguito c'erano tutti i parenti della... Dillo te? I parenti della... La capra. C'erano tutti i caproni. C'erano tutti i caproni. Cioè c'era un gregge di pecore, gregge di capre, gregge di caproni e... qualche persona? Beh, no, molte persone, perché praticamente sono i padroni quelli che hanno acquistato. Ma il testimone della capra chi l'ha fatto? Un caprone o un amico dell'uomo che aveva sistemato la faccenda? E in pratica il testimone è stato quello che aveva acquistato originariamente la capra. La capra. Giusto, il proprietario. Il capo capraio. Sì, il capro. Il caprone. Ma che mi fai dire? Il caprone. Eh sì, stiamo parlando di pan l'eterno. E la parentela che ha detto? La parentela ha detto dobbiamo fare appunto dei caprini, ovvero dei formaggi caprini. E tutto questo poi è stato devoluto a tutti i bambini del villaggio. Formaggi e carne di capra. Sono sparite le cose con i bambini del villaggio. Non so se che cosa è successo. Se la faccenda è questa qui, i matrimoni misti fra capra e uomini li fanno tutti i giorni poi. Se c'è da spartirsi le cose. Il guai è questo, che prima tanta felicità, tanto amore, tanta gioia, eccetera, e poi dopo la capra sposa è stata mangiata. Come avevano vestito la capra? È stata mangiata, l'hanno poi spogliata, l'hanno spogliata. Eh sì, praticamente l'hanno messa al fuoco e se la sono mangiata. Hanno ripartito tutti i cosciotti, sì, e lui piangeva, e lo stregone gli ha detto ma non ti preoccupare perché tanto nella tua anima ci sono tutti gli uomini forti del villaggio. Cioè, gli hanno detto ce n'hai 250 di capre, poi andrà avanti tutto il mese, ti preoccupare, tranquillo. Ma è questo. Massimo, senti, in quest'ultimo periodo c'è questa moda dei vari punti, il punto A, il punto B, il punto C, il punto G, eccetera, ma secondo te... Ma di moda la geometria? Ecco, appunto, spieghiamo un po', anzi, mi spieghi, il punto A, che cos'è secondo te? Avanti! Il punto A è questa parte qua? No, è questa parte qua. Questa parte qua sì. È il punto A, sì. Ok, sì, e, sì. E quindi se questa parte qua è il punto A, il punto B è questa parte qua? No, è questa parte, sì, questa parte qua. Questa parte qui? Questa superiore. Ah, questa parte qua è il punto B. Sì, sì. E il punto C, secondo te? Questo qua sotto.
Il punto C è questo. Ah, C! Ah, ok, ok, ho capito, ho capito. Ah, C. E il punto G? Punto G? Il punto G. Punto G è qui. G? Sì. Come glottide? Che è la glottide? È quello che sta giù nella lingua. Ah, c'erano le mucche! Ecco, sì. Senti. Ma questa che mucca è, scusa? Questa qui dovrebbe essere una mucca pezzata, pazza, pezzata. Ma di che roba è? Di che posto è? E credo che sia svizzera. No, questa è estremamente svizzera. Ma no, come suona? Questa è la famosa mucca dell'Alti Svizzera. Io la vai. Si sente che è svizzera. Senti che muggito di montagna. E il gusto ci guadagna. Senti, mucchina, ma perché non parli? Ma poi che altre razze di mucche ci abbiamo? Svizzera? Ci abbiamo la mucca albanese. E la mucca pezzata. Ma come? Le mucche albanese? No, ma sei sicuro che l'Albania ci sono? Sì, lo chiamano il paese delle aquile, adesso c'è le mucche. Scusa, le aquile che volano sopra le mucche, le mucche stanno sotto, oh. E poi dicono che ci sia la mucca australiana. La mucca australiana. È semplice, la mucca australiana. Che differenza per altre mucche? Sì, per forza, perché c'ha il marsupio. Ecco, e c'ha un marsupio enorme. Si chiama la famosa mucca cangurata. Sì, tanto è vero che lei non cammina così come un canguro mucato. Son pazzo, è canguro. Ma sai che è la mucca che invece che corre saltella. Senti, ma tu lo sai che vuol dire canguro in australiano? Cane? Canguro! Vuol dire non lo so! Tanto è vero che quando arrivarono appunto... Cioè, sarebbe come dire, quello per la strada gli fanno... Scusi signor, non lo so! Ecco, difatti chiedevano agli indigeni... scusa, ma quegli animali lì, ma... Chi sono? Come si chiama? Non lo so. Canguro? E così sono venuti fuori i canguri. Poverini però. Senti che nome gli hanno messo. Si chiama... Signor non lo so. Eh sì, così come gli italiani del Costa Rica venivano chiamati tutti lì. Come tutti lì? Venivano chiamati tutti lì, cioè, gli italiani. Io vado a Costa Rica e dico, scusi signor, tutto lì, si presenti davanti alla tua gara. Eh sì, perché mica ci vado, scusa. È semplice, perché gli italiani arrivavano con le navi lì in Costa Rica. C'era una costaraguense, si chiama costaraguense. Come si chiamano? Costaraguense. Sì, perché stava di casa sulla costa. Ecco, appunto. E allora gli dicevano, ma questa qui parlava un pochino di italiano, dicevano a questi che scendevano, tutti lì, e gli indigeni, vedendo gli italiani passare lì, pensavano che quelli, gli italiani, appunto, si chiamassero tutti lì, capito? Quindi dovremmo cambiare, no? Italia tutto lì. Italia tutto qui. Senti, ma le mucche, come si chiama, australiane lì? Sì. Di che colore sono? Le mucche australiane sono marroncine con una grossa pezza davanti, stile Armani! Come? Scusate, ci dicono dalla regia, sì? Che l'attore principale in questa trasmissione è la mucca, e quindi è la mucca che deve avere un posto preeminente. Come sarebbe che l'attore principale è la mucca? Noi che ci stiamo a fare? Ciao mucca! Noi, vedi come va a finire? È sempre la solita raccomandata. Questa storia dell'ambientalismo va a finire che i cristiani contano nulla, la mucca è l'attore principale. E ci credo, la mucca è